In questo video leggeremo la seconda parte del capitolo dodicesimo dei Promessi Sposi, quando, dopo la digressione storica sulle cause della carestia, Manzoni descrive le vicende di Renzo a Milano. La sera avanti questo giorno in cui Renzo arrivò in Milano, le strade e le piazze brulicavano d'uomini, che trasportati da una rabbia comune, predominati da un pensiero comune, conoscenti o estranei, si riunivano in crocchi, senza essersi dati l'intesa, quasi senza avvedersene, come gocciole sparse sullo stesso pendio. Ogni discorso accresceva la persuasione e la passione degli uditori, come di colui che l'aveva proferito. Tra tanti appassionati c'erano pure alcuni più di sangue freddo, i quali stavano osservando con molto piacere che l'acqua si andava intorbidando e si ingegnavano di intorbidarla di più con quei ragionamenti e con quelle storie che i furbi sanno comporre e che gli animi alterati sanno credere. E si proponevano di non lasciarla posare quell'acqua senza farci un po' di pesca. Migliaia d'uomini andarono a letto col sentimento indeterminato che qualche cosa bisognava fare, che qualche cosa si farebbe. Avanti giorno, le strade erano di nuovo sparse di crocchi: fanciulli, donne, uomini, vecchi, operai, poveri, si radunavano a sorte. Qui era un bisbiglio confuso di molte voci. Là uno predicava e gli altri applaudivano. Questo faceva al più vicino la stessa domanda che era allora stata fatta a lui. Quest'altro ripeteva l'esclamazione che s'era sentita risuonare agli orecchi. Per tutto lamenti, minacce, maraviglie. Un piccolo numero di vocaboli era il materiale di tanti discorsi. Non mancava altro che un'occasione, una spinta, un avviamento qualunque per ridurre le parole a fatti. E non tardò molto. Uscivano sul far del giorno dalle botteghe dei fornai i garzoni, che con una gerla carica di pane andavano a portarne alle solite case. Il primo comparire d'uno di quei malcapitati ragazzi dove era un crocchio di gente fu come il cadere d'un salterello acceso in una polveriera. «Ecco se c'è il pane!» gridarono 100 voci insieme. «Sì, per i tiranni, che notano nell'abbondanza e vogliono far morire noi di fame!» dice uno. S'accosta al ragazzetto, avventa la mano all'orlo della gerla, dà una stratta e dice «Lascia vedere!» Il ragazzetto diventa rosso, pallido, trema. Vorrebbe dire lasciatemi andare, ma la parola gli muore in bocca, allenta le braccia e cerca di liberarle in fretta dalle ciglia. Giù quella gerla, si grida intanto. Molte mani la afferrano a un tempo. È in terra. Si butta per aria il canovaccio che la copre. Una tepida fragranza si diffonde all'intorno. Siamo cristiani anche noi, dobbiamo mangiare pane anche noi, dice il primo. Prende un pan tondo, l'alza, facendolo vedere alla folla, l'addenta. Mani alla gerla, pani per aria. In men che non si dice, fu sparecchiato. Coloro a cui non era toccato nulla, irritati alla vista del guadagno altrui e animati dalla facilità dell'impresa, si mossero a branchi in cerca d'altre gerle. Quante incontrate, tante svaligiate. E non c'era neppur bisogno di dare l'assalto ai portatori, quelli che per loro disgrazia si trovavano in giro, vista la mala parata, posavano volontariamente il carico e via, a gambe. Con tutto ciò, coloro che rimanevano a denti secchi erano senza paragone i più. Anche i conquistatori non erano soddisfatti di prede così piccole, e mescolati poi con gli uni e con gli altri, c'erano coloro che avevano fatto disegno sopra un disordine più coi fiocchi. Al forno! Al forno! Si grida. Nella strada chiamata alla corsia dei servi c'era e c'è tuttavia un forno che conserva lo stesso nome, nome che in toscano viene a dire il forno delle grucce. E in milanese composto di parole così eteroclite, così bisbetiche, così salvatiche, che l'alfabeto della lingua non ha i segni per indicarne il suono. A quella parte s'avventò la gente. Quelli della bottega stavano interrogando il garzone, tornato scarico, il quale, tutto sbigottito e abbaruffato, riferiva balbettando la sua trista avventura. Quando si sente un calpestio e un urlio insieme. Cresce e s'avvicina. Compariscono i forieri della masnada. Serra, serra, presto, presto. Uno corre a chiedere aiuto al capitano di giustizia. Gli altri chiudono in fretta la bottega e appuntellano i battenti. La gente comincia ad affollarsi di fuori e a gridare: Pane, pane, aprite, aprite!
Pochi momenti dopo arriva il capitano di giustizia con una scorta della Barbieri. Largo, largo, figliuoli, a casa, a casa, fate luogo al capitano di giustizia, grida lui egli alla Barbieri. La gente, che non era ancora troppo fitta, fa un po' di luogo, di modo che quelli poterono arrivare e postarsi insieme, se non in ordine, davanti alla porta della bottega. Ma figliuoli, predicava di lì il capitano, che fate qui? A casa, a casa, dov'è il timor di Dio? Che dirà il re, nostro signore? Non vogliamo farvi male, ma andate a casa. Da bravi, che diamine volete far qui, così ammontati? Niente di bene né per l'anima né per il corpo. A casa, a casa! Ma quelli che vedevano la faccia del dicitore e sentivano le sue parole, quand'anche avessero voluto ubbidire, dite un poco in che maniera avrebbero potuto, spinti come erano incalzati da quelli di dietro, spinti anch'essi da altri, come flutti da flutti, via via fino all'estremità della folla che andava sempre crescendo. Al capitano cominciava a mancargli il respiro. «Fateli dare addietro che io possa riprendere fiato», diceva agli alabardieri, «ma non fate male a nessuno». «Vediamo ad entrare in bottega». Chiate, fateli stare indietro. Indietro, indietro, gridano gli alabardieri, buttandosi tutti insieme addosso ai primi e respingendoli con l'aste dell'alabarde. Quelli urlano, si tirano indietro come possono, danno con le schiene nei petti, coi gomiti nelle pance, coi calcagni sulle punte dei piedi a quelli che sono dietro a loro. Si fa un pigio, una calca, che quelli che si trovavano in mezzo avrebbero pagato qualcosa a essere altrove. Intanto un po' di vuoto si è fatto davanti alla porta. Il capitano picchia, ripicchia, urla che gli aprano. Quelli di dentro vedono dalle finestre, scendono di corsa, aprono. Il capitano entra, chiama gli alabardieri che si ficcano dentro anch'essi l'un dopo l'altro, gli ultimi rattenendo la folla con le alabarde. Quando sono entrati tutti, si mette tanto di catenaccio, si riappuntella, il capitano sale di corsa e si affaccia a una finestra. Che formicolaio! Figliuoli! Grida. Molti si voltano in su. Figliuoli, andate a casa, perdono generale a chi torna subito a casa. Pane, pane, aprite, aprite, erano le parole più distinte nell'urlio orrendo che la folla mandava in risposta. Giudizio, figliuoli, badate bene, siete ancora a tempo, via, andate, tornate a casa, pane ne avrete, ma non è questa la maniera. Che fate laggiù, a quella porta, oibò, oibò, vedo, vedo, giudizio. Badate bene, è un delitto grosso, orora vengo io. Smettete con quei ferri, giù quelle mani. Vergogna, voi altri milanesi che per la bontà siete nominati in tutto il mondo. Sentite, sentite, siete sempre stati buoni a canaglia. Questa rapida mutazione fu cagionata da una pietra che, uscita dalle mani di uno di quei buoni figliuoli, venne a batter nella fronte del capitano sulla protuberanza sinistra della profondità metafisica. «Canaglia! Canaglia!» continuava a gridare, chiudendo presto presto la finestra e ritirandosi. Ma quantunque avesse gridato quanto ne aveva in canna, le sue parole buone e cattive si erano tutte dileguate e disfatte a mezz'aria nella tempesta delle grida che venivano di giù. Quello poi che diceva di vedere era un gran lavorare di pietre e di ferri, i primi che coloro avevano potuto procacciarsi per la strada, che si faceva alla porta per sfondarla e alle finestre per svellere le inferriate. E già l'opera era molto avanzata. Intanto, padroni e garzoni della bottega, che erano alle finestre dei piani di sopra, con una munizione di pietre, avranno probabilmente disselciato un cortile, urlavano e facevano versacci a quelli di giù perché smettessero. Facevano vendere le pietre, accennavano di volerle buttare. Visto che era tempo perso, cominciarono a buttarle davvero. Neppur una ne cadeva in fallo, giacché la calca era tale che un granello di miglio, come si suol dire, non sarebbe andato in terra. «Ah, birboni! Ah, furfantoni! E questo è il pane che date alla povera gente? Ai, ahimè! Oi! Ora, ora!» s'urlava di giù. Più d'uno fu conciato male. Due ragazzi vi rimasero morti. Il furore accrebbe le forze della moltitudine. La porta fu sfondata, le inferriate svelte e il torrente penetrò per tutti i varchi. Quelli di dentro, vedendo la mala parata, scapparono in soffitta. Il capitano, gli alabardieri e alcuni della casa stettero lì rannicchiati nei cantucci. Altri, uscendo per gli abbaini, andavano su per i tetti come i gatti. La vista della preda fece dimenticare ai vincitori i disegni di vendette sanguinose. Si slanciano i cassoni. Il pane è messo a ruba.
Qualcheduno invece corre al banco, butta giù la serratura, agguanta le ciotole, piglia manate in tasca ed esce carico di quattrini, per tornare poi a rubar pane, se ne rimarrà. La folla si sparge nei magazzini. Metto mano ai sacchi, li strascicano, li rovesciano, chi se ne caccia uno tra le gambe, gli scioglie la bocca e per ridurlo un carico da potersi portare, butta via una parte della farina. Chi gridando aspetta, aspetta, si china a parare il grembiule, un fazzoletto, il cappello per ricevere quella grazia di Dio. Uno corre una madia e prende un pezzo di pasta che s'allunga e gli scappa da ogni parte. Un altro che ha conquistato un burattello lo porta per aria. Chi va, chi viene, uomini, donne, fanciulli, spinte, rispinte, urli e un bianco polverio che per tutto si posa, per tutto si solleva e tutto vela e annebbia. Di fuori, una calca composta di due processioni opposte che si rompono e si intralciano a vicenda di chi esce con la preda e di chi vuole entrare a farne. Mentre quel forno veniva così messo sottosopra, nessun altro della città era quieto e senza pericolo. Ma nessuno la gente accorse in numero tale da poter intraprendere tutto. In alcuni i padroni avevano raccolto degli ausiliari e stava sulle difese. Altrove, trovandosi in pochi, venivano in certo modo a patti. Distribuivano pane a quelli che si erano cominciati ad affollare davanti alle botteghe, con questo che se ne andassero. E quelli se ne andavano, non tanto perché fossero soddisfatti, quanto perché egli alla barriera e la sbirraglia, stando alla larga da quel tremendo forno delle grucce, si facevano però vedere altrove, in forza bastante a tenere in rispetto i tristi che non fossero una folla. Così il trambusto andava sempre crescendo a quel primo disgraziato forno, perché tutti coloro che gli pizzicavano le mani di fare qualche bella impresa correvano là dove gli amici erano i più forti e l'impunità sicura. A questo punto erano le cose quando Renzo, avendo ormai sgranocchiato il suo pane, veniva avanti per il borgo di Porta Orientale e s'avviava senza saperlo proprio al luogo centrale del tumulto. Andava ora lesto, ora ritardato dalla folla, e andando guardava e stava in orecchi per ricavar da quel ronzio confuso di discorsi qualche notizia più positiva dello stato delle cose. Ed ecco un dipresso le parole che gli riuscì di rilevare in tutta la strada che fece. «Ora è scoperta», gridava uno, «l'impostura infame di quei birboni che dicevano che non c'era né pane, né farina, né grano. Ora si vede la cosa chiara e lampante, e non ce la potranno più dare ad intendere. Viva l'abbondanza!» «Vi dico io che tutto questo non serve a nulla», diceva un altro. «È un buco nell'acqua, anzi sarà peggio se non si fa una buona giustizia. Il pane verrà a buon mercato, ma ci metteranno il veleno per far morire la povera gente come mosche. Già lo dicono che siamo troppi. L'hanno detto nella giunta, e lo so di certo, per averlo sentito dire io con questo orecchi da una mia comare, che è amica d'un parente d'uno sguattero di uno di quei signori». Parole da non ripetersi, diceva con la schiuma alla bocca un altro, che teneva con una mano un cencio di fazzoletto sui capelli arruffati e insanguinati. E qualche vicino, come per consolarlo, gli faceva eco. «Largo, largo, signori, in cortesia, lasci in passare un povero padre di famiglia che porta da mangiare a 5 figlioli». Così diceva uno che veniva barcollando sotto un gran sacco di farina, e ognuno si ingegnava di ritirarsi per fargli largo. «Io», diceva un altro quasi sottovoce a un suo compagno, «io me la batto, sono un uomo di mondo e so come vanno queste cose. Questi merlotti che fanno ora tanto fracasso, domani o doman l'altro, se ne staranno in casa tutti pieni di paura. Ho già visto certi visi, certi galantuomini che girano facendo l'indiano e notano chi c'è e chi non c'è. Quando è poi tutto è finito, si raccolgono i conti e a chi tocca, tocca. Quello che protegge i fornai», gridava una voce sonora che attirò l'attenzione di Renzo, «è il vicario di provvisione». «Sono tutti birboni», diceva un vicino. «Sì, ma il capo è lui», replicava il primo. Il vicario di provvisione, eletto ogni anno dal governatore, tra sei nobili proposti dal Consiglio dei Decurioni, era il presidente di questo e del Tribunale di Provvisione, il quale, composto di 12, anche questi nobili, aveva con altre attribuzioni quella principalmente della nona. Chi occupava un tal posto doveva necessariamente, in tempi di fame e di ignoranza, essere detto l'autore dei mali, meno che non avesse fatto ciò che fece Ferrer, cosa che non era nelle sue facoltà, se anche fosse stata nelle sue idee. «Scellerati!» esclamava un altro. «Si può far di peggio! Sono arrivati a dire che il gran cancelliere è un vecchio rimbambito per levargli il credito e comandar loro soli. Bisognerebbe fare una gran stia e metterli dentro a vivere di vecce e di l'olio, come volevano trattar noi».
Pane, diceva uno che cercava di andare in fretta. Sassate di libbra, pietre di questa fatta che venivano giù come la grandine. E che schiacciata di costole! Non vedo l'ora d'essere a casa mia. Tra questi discorsi, dei quali non saprei dire se fosse più informato o sbalordito, e tra gli urtoni, arrivò Renzo, finalmente, davanti a quel forno. La gente era già molto diradata, di modo che poté contemplare il brutto e recente soqquadro. Le mura scalcinate e ammaccate da sassi, da mattoni, le finestre sgangherate, diroccata la porta. «Questa poi non è una bella cosa», disse Renzo tra sé. «Se conciano così tutti i forni, dove vogliono fare il pane? Nei pozzi?» Ogni tanto usciva dalla bottega qualcheduno che portava un pezzo di cassone o di madia o di frullone, la stanga d'una gramola, una panca, una paniera, un libro di conti, qualche cosa insomma di quel povero forno, e gridando «largo, largo!» passava fra la gente. Tutti questi si incamminavano dalla stessa parte e a un luogo convenuto, si vedeva. «Cos'è quest'altra storia?» pensò di nuovo Renzo, e andò dietro a uno che, fatto un fascio d'asse spezzate e di schegge, se lo mise in spalla, avviandosi come gli altri per la strada che costeggia il fianco settentrionale del Duomo e ha preso nome dagli scalini che c'erano e da poco in qua non ci son più. La voglia di osservare gli avvenimenti non poté fare che il montanaro, quando gli si scoprì davanti la gran mole, non si soffermasse a guardare in su con la bocca aperta. Studiò poi il passo per raggiungere colui che aveva preso come guida. Voltò il canto, diede un'occhiata anche alla facciata del Duomo, rustica allora in gran parte e ben lontana dal compimento, e sempre dietro a colui che andava verso il mezzo della piazza. La gente era più fitta quanto più si andava avanti, ma il portatore gli si faceva largo e gli fendeva l'onda del popolo, e Renzo, standogli sempre attaccato, arrivò con lui al centro della folla. Lì c'era uno spazio vuoto e in mezzo un mucchio di brace, reliquie degli attrezzi detti di sopra. All'intorno era un batter di mani e di piedi, un frastuono di mille grida di trionfo e di imprecazione. L'uomo del fascio lo buttò su quel mucchio. Un altro, con un mozzicone di pala mezzo bruciacchiato, sbraccia il fuoco. Il fumo cresce e si addensa, la fiamma si ridesta, con essa le grida sorgono più forti. «Viva l'abbondanza! Muoiano gli affamatori! Muoia la carestia! Crepi la provvisione! Crepi la giunta! Viva il pane!» Veramente la distruzione dei frulloni e delle madie, la devastazione dei forni e lo scompiglio dei fornai non sono i mezzi più spicci per far vivere il pane, ma questa è una di quelle sottigliezze metafisiche che una moltitudine non ci arriva. Però, senza essere un gran metafisico, un uomo ci arriva talvolta alla prima, finché è nuovo nella questione, e solo a forza di parlarne e di sentirne parlare diventerà inabile anche a intenderle. A Renzo, infatti, quel pensiero gli era venuto, come abbiamo visto, da principio, e gli tornava in ogni momento. Lo tenne peraltro in sé, perché di tanti visi non ce n'era uno che sembrasse dire «Fratello, se fallo, correggimi, che l'avrò caro». Già era di nuovo finita la fiamma. Non si vedeva più venire nessuno con altra materia, e la gente cominciava a annoiarsi, quando si sparse la voce che al Cordusio, una piazzetta, un crocicchio non molto distante da lì, si era messo l'assedio a un forno. Spesso in simili circostanze l'annunzio di una cosa la fa essere. Insieme con quella voce si diffuse nella moltitudine una voglia di correr là. «Io vo, tu vai, vengo, andiamo!» Si sentiva per tutto. La calca si rompe e diventa una processione. Renzo rimaneva indietro, non muovendosi quasi, se non quanto era strascinato dal torrente. E teneva intanto consiglio in cuor suo se dovesse uscire dal baccano e ritornare al convento in cerca del padre Bonaventura o andare a vedere anche quest'altra. Prevalse di nuovo la curiosità. Però risolvette di non cacciarsi nel fitto della mischia, farsi ammaccar l'ossa o risicare qualcosa di peggio, ma di tenersi in qualche distanza a osservare. Trovandosi già un poco a largo, si levò di tasca il secondo pane e, attaccandoci un morso, s'avviò alla coda dell'esercito tumultuoso. Questo, dalla piazza, era già entrato nella strada corta e stretta di Pescheria Vecchia, e di là, per quell'arco a sbieco, nella piazza dei Mercanti. E lì erano ben pochi quelli che, nel passare davanti alla nicchia che taglia in mezzo della loggia dell'edificio chiamato allora il Collegio dei Dottori, non dessero un'occhiatina alla grande statua che vi campeggiava, e quel viso serio, burbero, accipigliato, e non dico abbastanza, di Don Filippo II, che anche dal marmo imponeva un non so che di rispetto, e con quel braccio teso pareva che fosse lì per dire «Ora vengo io, Marmaglia!». Quella statua non c'è più, per un caso singolare.
Circa 170 anni dopo quello che stiamo raccontando, un giorno le fu cambiata la testa, le fu levato di mano lo scettro e sostituito a questo un pugnale. E alla statua fu messo nome Marco Bruto. Così accomodata siete forse un par d'anni. Ma una mattina certuni, che non avevano simpatia con Marco Bruto, anzi dovevano avere con lui una ruggine segreta, gettarono una fune intorno alla statua, la tirarono giù, le fecero 100 angherie e, mutilata e ridotta a un torso informe, la strascicarono con gli occhi in fuori e con le lingue fuori per le strade. E quando furono stracchi bene, la ruzzolarono non so dove. Chi l'avesse detto ad Andrea Biffi quando la scolpiva? Dalla piazza dei Mercanti, la marmaglia insaccò per quell'altrarco nella via di Fustagnai e si sparpagliò nel cordusio. Ognuno, al primo sboccarvi, guardava subito verso il forno che era stato indicato. Ma invece della moltitudine d'amici che si aspettavano di trovar lì già al lavoro, videro soltanto alcuni starsene come esitando a qualche distanza dalla bottega, la quale era chiusa. E alle finestre gente armata in atto di star pronti a difendersi. A quella vista chi si maravigliava, chi s'aggrava, chi rideva, chi si voltava per informare quelli che arrivavano via via, chi si fermava, chi voleva tornare indietro, chi diceva avanti, avanti. C'era un incalzare e un rattenere, come un ristagno, una titubazione, un ronzio confuso di contrasti, di consulte. In questa scoppiò di mezzo alla folla una maledetta voce. C'è qui vicino la casa del vicario di provvisione. Andiamo a far giustizia e a dare il sacco. Parve il rammentarsi comune di un concerto preso piuttosto che l'accettazione di una proposta. Dal vicario! Dal vicario! È il solo grido che si possa sentire. La turba si muove tutta insieme verso la strada dove era la casa nominata in un così cattivo punto.